La Russa è più orientata rispetto a questa caratteristica, anche lui ha la caratteristica di puntare più su al muro vincente rispetto al muro dove il muro aiuta la difesa, cioè toccando palloni. Infatti lo vediamo molto più spesso di Gardini saltare in anticipo sul primo tempo e sul centrale avversario. Nulla ancora definito, comunque sta per iniziare il quarto set, ricordiamo gara 2 che poi è come se fosse gara 3, se diamo giustamente per scontata la prima vittoria dell'Alpitour, che come detto arrivando al tabellone vincente parte con una partita di vantaggio. Si giocherà lunedì con inizio ore 20 al Palazzo dello Sport di Cuneo, con biglietti già esauriti, previsti più di 6.000 spettatori. Eventuale gara 4 giovedì a Treviso, eventuale gara 5 sabato 23 alle 14.45 ancora al Palazzo dello Sport di Cuneo. Berber chiude bene il suo colpo d'attacco alla sinistra dei vostri teleschermi in questo quarto set a sinistra di Treviso, sempre Toffoli, Zorzi, Sciatkin e Gardini, Bernardi e Sverver. Questo è il sestetto mandato in campo da Giampaolo Montali. Andrea Zorzi in battuta, riceve Lucchetta, De Giorgi per Galli. Abbiamo visto proprio un duello Galli-Gardini, poi il pallone è finito a terra, vedete, Bernardi è partito con un attimo di ritardo. Papi e Gerbeci, gli schiacciatori, Pasquale opposto al regista Ferdinando De Giorgi, Galli e Lucchetti centrali, sestetti ovviamente confermatissimi da una parte e dall'altra della rete. Eccolo Pasquale, torna a fare punti, è suo il primo punto in assoluto del quarto set. Papi, Toffoli, gioca intesa su Bernardi contro il muro a uno. Non ha problemi Bernardi, Pasquale non riesce neanche ad avvicinare il pallone schiacciato da Lorenzo. E Bernardi che fa il servizio, vediamo se continuerà il suo servizio al salto. De Giorgi, Gerbic, colpo di classe da parte di Gerbic, molto bravo, fintato un colpo di potenza e poi vedete pallone accarezzato, difesa molto larga della Sisley. Galli, Sverver, Toffoli, ancora Sverver e fuori finisce la risposta del muro di Cuneo, sempre 0 per chi batte, 1 per chi riceve. Finora c'è da notare solo il punto realizzato da Rafael Pasquale. Gardini, Papi, De Giorgi, gioca intesa su Lucchetta, muro di Sverver, parità 1-1. Gardini, Papi, De Giorgi, Pasquale, tiene bene Gardini in difesa, poi Toffoli preferisce andare in bagger, arriva Bernardi con la linea, buona difesa di Papi, contrattacca Pasquale, tiene bene a muro la Sisley, Toffoli, Bernardi, il suo palleggio per Sverver, era riuscito Gerbic a difendere ma il pallone si è spostato troppo poco per favorire la difesa di Galli. Capovolgimento di situazione, 2-1 per Treviso. Sisley in battuta con capitan Gardini, cerca sempre la ricezione di Papi, attacco in veloce di Lucchetta, la buona difesa, pallonetto di Sverver, poi contrattacco di Pasquale, pallone fuori, 3-1. Nessuno ha toccato. Treviso più convinta. Cuneo che gioca a sprazzi. Gardini stavolta batte troppo lungo. 1-3. Pasquale. Sbaglia anche Pasquale, 9 più 18 per lui, però diversi errori, 5 solo lui in battuta, 7 errori appunto. Toffoli, comoda la sua difesa, Bernardi, Sverver, Pasquale, De Giorgi per Lucchetta, in affanno l'Alpitour, poi Sverver, arriva Zorzi, pallone fuori ma c'è stato il tocco di Gerbic. Accorgia subito il secondo arbitro, il signor Bruselli, rivediamo, eh sì,
4-1 Treviso. Time out richiesto da Silvano Brandi, Silvano Brandi che 30 secondi non potrà fare molto, però secondo te dove orienterà i suoi consigli? Ma io credo che questa squadra abbia bisogno di un po' di tranquillità, mi sembra un po' così, forse è il caso di un time out psicologico e non di un time out tecnico, l'orientamento è quello di dividere le due cose, no? Quando si ha... Mi sembra che dal punto di vista tecnico sì, ci sono molti errori, ma forse dire che si sbaglia troppo è evidenziare ancora di più una certa insicurezza, e credo che più che altro abbia bisogno di tranquillità quella squadra. Si riprende Alvidur, tutta raccolta da Silvano Prandi, mentre Giampaolo Montali si è soffermato molto con Shatkin, altrimenti per spiegarvi ancora una volta la tecnica di Muro sugli attacchi dell'Alpitour. Le due squadre si conoscono a memoria, tutti gli allenatori poi fanno un lavoro lunghissimo con le videocassette per cercare ogni punto debole dell'avversario. Gerbic, buona, bravo Bernardi che dice il pallone è dentro, così nessuno protesta. 2-4 ora il servizio al saldo di Gerbic che sbaglia, non riesce a dare continuità in questo fondamentale lo schiacciatore serbo. 9 più 15, ma anche 9 battute sbagliate solo da lui. Pallone che tocca il nastro, restituisce il favore Sverver. Lucchetta, vediamo che cosa andrà a cercare con la sua battuta. Lucchetta, Sverver per Toffoli, poi buon primo tempo in combinazione Toffoli-Shatkin. Rivediamo Shatkin, Papi arriva con un attimo di ritardo, il muro, poi Samuele Papi è finito nel campo della Sisley, ma il pallone probabilmente aveva già toccato terra. Zorzi non è molto d'accordo, Gardini intanto va dal primo arbitro, che ne pensi Angiolino? Ma io penso che sia l'arbitro a doverci educare, perché può essere un'invasione, è una di quelle famose invasioni ininfluenti per il gioco, nel senso che la palla non aveva ancora toccato per terra ma era già nettamente fuori dal campo, e quando Papi ha fatto invasione, perché io mi sento di dare ragione all'arbitro. Zorzi, 2 punti di vantaggio Sisley, 5 punti e 14 cambi palla per Andrea Zorzi, che ha vinto lo scudetto una volta nel 90 con la Maxicono di Parma. Bernardi, un muro da parte di Galli, riesce a difendere ma poi il pallone rimane nel campo di Treviso, però questa palla è un po' l'emblema della determinazione che la Sisley sta mettendo a ogni scambio, sta difendendo molto bene, non dà mai lo scambio per terminato, quella che è stata la caratteristica in questa stagione dell'Alpitour. Ricordiamo l'Alpitour ha vinto la Coppa Italia proprio in finale con la Sisley, 15-13 al tie break, un pallone molto discusso, e poi ha vinto la Coppa Confederale 3-0 in finale con Ravenna, un ace intanto imbattuto da parte di Samuele Papi, è stato il tocco di Shatkin in un tentativo di ricevere. 3-4 Papi, che adesso non se la sente di forzare ancora. Toffoli, arriva Zorzi da seconda linea, buona la difesa, poi Galli, Pasquale, Zorzi, si lotta a filo rete, Toffoli con grande calma, il pallone buono, giocato molto bene Paolo Toffoli, vedete, sospensione, muro scomposto e Bernardi non ha problemi, mantiene la Sisley il punto di vantaggio 4-3, 9 più 16 per Bernardi, già pronto in battuta, e continua naturalmente a battere in salto Lorenzo Bernardi. Papi, poi De Giorgi, palla alta per Gerbic, difende bene Shatkin, Toffoli, Sverver, ha fatto praticamente una parata Papi, ma la sua difesa non è andata a buon fine. 5-3, riprende la marcia di Treviso,
Bernardi, Papi, Sverver, spinge a filo rete, fischiato fallo a Kerbis, ha accompagnato un po' troppo il pallone, 6-3. Rivediamo, giusto così? Per me sì, la palla tra l'altro mi sembrava sotto la rete, per cui accompagnato un po' troppo lo schiacciatore serbo, 6-3. Sempre Bernardi sbaglia la battuta in salto, ma ancora una volta i suoi servizi sono stati importanti per far riprendere la marcia la Sisley. Galli, eccezione di Sverver, a filo rete Toffoli, e Gardini dice con grande tranquillità. Gardini, sua battuta attesa, Giorgi per Lucchetta, Gardini in difesa, poi Pasquale, De Giorgi, combinazione veloce dietro con Lucchetta, ancora un cambio palla ottenuto dall'Alpitour, che però ha qualche difficoltà a muro a difesa, questo naturalmente non gli permette troppe ricostruzioni. Pasquale sbaglia la battuta, Pasquale, tantissimi errori in questo fondamentale. Da una cinquantina, 49 battute sbagliate complessivamente, 25 l'Alpitour, 24 la Sisley, fuori 50 adesso. Sono tanti 50 errori in battuta, Angiolino. Sì, sono troppi, e tra l'altro non sono giustificati dal numero di errori in ricezione, dai punti che si fanno, insomma, forzando questo fondamentale. A me sembrano troppi in assoluto, insomma. Sverver difende bene Gerbic, De Giorgi fa attaccare Papi, che preferisce un pallonetto, gran difesa di Toffoli, poi De Giorgi gioca ancora su Papi, che allora cambia zona d'attacco, gioca di potenza. Gerbic in battuta, 3-6, no, 4-6, scusate, dopo questo punto di Samuele Papi. Giorgi, buona difesa di Gerbic, poi De Giorgi, seconda linea Pasquale, fuori la risposta a muro. Ripresa a marciare anche il martello spagnolo, che sigla il suo 10° punto personale, 5-6. Gerbic sbaglia, Gerbic, Sverver, Galli, corre De Giorgi, Papi fuori con un errore in attacco dell'Alpitour, 7-5. Battuta al salto di Sverver, mette sotto pressione l'Alpitour. Gerbic ancora, Giorgi, chiamato Pasquale, Sverver, Toffoli, gioca palla alta su Bernardi, il pallone rimane nel campo Alpitour, quindi 8-5. Time out, chiamato naturalmente da Silvano Prandi. E anche i martelli sono un po' sotto accusa, no, Angiolino, quelli dell'Alpitour. Sì, anche se negli errori che si vanno in attacco alcune volte, vabbè, la palla fuori è sempre un errore dell'attaccante, però bisogna valutare bene anche come è disposto il muro, nel senso che ci sono molti errori causati, cioè molti errori fatti dall'attaccante che sono indotti dal muro, perché il muro copre una buona parte del campo e allora l'attaccante, per cercare angoli più stretti, tira la palla fuori. In generale diciamo però che quando la palla va fuori è errore dell'attaccante, e quando la palla viene murata è merito del muro e non errore dell'attaccante. 8-5, Ron Sverver, olandese, una serie di medaglie d'argento conquistate tra il 92 e il 95 Olimpiadi, Mondiali, Europei. Papi,
difesa di Gardini, Toffoli si presenta in attacco, Bernardi, buona difesa da parte di Gerbic, De Giorgi gioca palla alta su Papi, gran muro di Zorzi e Shatkin per il 9-5, tranquilla, concentrata, determinatissima, vedete la sinistra che gioca bene in tutti i fondamentali, gran muro di Zorzi, ora Sverver, Papi, De Giorgi, poi Gerbic solamente poggiare a muro, Toffoli, Bernardi, ancora un punto per Treviso, Bernardi sempre protagonista, ha giocato la prima partita di finale del tabellone perdente con Modena, 3-0 netto, 18 punti e 15 cambi palla per lo schiacciatore della Sisley, cambio in regia nell'Alpi Tour, entra col numero 5 il giovane Torre, Paolo Torre, 19 anni, 2 metri. Intanto siamo 10-5 per la Sisley. Sverver, Galli, pallone toccato, 5 punti da recuperare per i piemontesi alla loro prima finale scudetto, per la Sisley la terza consecutiva, vinto contro Milano 2 anni fa, perso l'anno scorso contro Modena. Shatkin, grande scioltezza nelle azioni di cambio palla, formazione allenata da Giampaolo Montaldi, Shatkin, vedete, 3 muri vincenti per lui, l'attacco da parte di Pasquale, gioca colpo violentissimo, Torre in battuta, Pasquale, Galli e Papi in prima linea, ecco il sostituto di Fefe De Giorgi, batte al salto corto, Bernardi sposta Toffoli, arriva Zorzi, fuori, muove il punteggio anche l'Alpi Tour, complice questo errore di Andrea Zorzi, 6-10, e ancora una battuta per Torre, Shatkin, Toffoli, gioca ancora su Zorzi, Gerbic può solamente accennare un tentativo di difesa, Andrea Zorzi, 15 cambi palla, oltre 5 punti e tanti punti provocati con le sue battute in salto, sbaglia questa volta, è stato sicuramente uno dei più continui, Papi, sbaglia anche Papi e restituisce subito il favore al compagno di nazionale, Bernardi, 11 punti e 16 cambi palla per lui, sbaglia anche Bernardi, forse un po' di stanchezza, forse tutti cercano colpi un po' troppo definitivi, 6-10, Galli, Bernardi, Toffoli, Gardini, Murato e Gerbic, poi Toffoli, all'alta per Sverver, il muro da parte di Pasquale, vediamo un po' che cosa decide l'arbitro, rivediamo. Allora ha toccato l'asticella dopo il tocco di Pasquale, probabilmente. Sì, la palla ha toccato l'asticella dopo che ha toccato le mani di Pasquale, quindi la decisione in questo caso è giusta dall'altro. Torre, gioca palla alta, pallonetto spinto di Gerbic, gioca molto bene l'esperienza sulla mano esterna del muro. Rivediamo, bel gesto atletico e tecnico da parte di Gerbic. Pasquale, sbaglia Pasquale, troppi errori, Toffoli, al salto Toffoli, riceve Galli, la finta di Lucchetta, Pasquale, la palla era un po' bassa, gioca ancora ma Gerbic cerca un po' troppo, si gira su se stesso, il pallone finisce, guardate, a metà della rete, questo è un errore il grande campione non deve fare. Toffoli continua a infierire con la sua battuta al salto, Bernardi, Toffoli, poi Sverver chiude il suo colpo di polso, fa tutto bene Treviso, fa tutto male l'Alpi Tour,
fa entrare Iervolino al posto di Pasquale, ricorre alla sua panchina Silvano Prandi. Tofoli, Galli per Torre, ancora al muro Shatkin e Zorzi, 13-6, esulta Zorzi, grande prova la sua, 13-6, due punti mancano alla Sisley per conquistare la vittoria, portarsi in parità nel computo delle partite. Attacco di Iervolino appena entrato, chiamato subito in causa da Torre. Toffoli con Bernardi per il 14-6 e c'è la prima palla match a favore della Sisley, 2-7-1 Treviso, 14-6, prima palla match, battuta al salto di Paolo Toffoli. Torre per Lucchetta, fuori, la combinazione veloce di Lucchetta, finisce 15-6, il quarto set finisce 3-1, l'intero in contro, la Sisley di Treviso mette la situazione in parità, adesso una partita vinta dall'Alpi Tour di Cuneo che arrivava dal tabellone dei vincenti, una partita vinta dalla Sisley di Treviso, vinta sul campo 3-1 dopo aver perso 15-4 il primo set. Non mi rimane che ringraziare Angiolino Frigoni per la sua preziosa collaborazione e darvi appuntamento a lunedì al Palazzo dello Sport di Cuneo, ci saranno più di 6.000 spettatori, ci sarà una differita Rai dalle 23 alle 24.30, praticamente tutta la partita su Rai 3. Grazie a tutti gentili telespettatori, 1-1 nel computo delle partite tra Treviso e Cuneo e la linea torna allo studio.